complimentata con lui e chiedendogli di estendere i ringraziamenti e i complimenti a tutta la squadra, gli agenti che hanno partecipato a questa importante operazione. Questo dimostra che le forze di polizia sul nostro territorio sono forze di polizia che conducono indagini e portano a risultati sicuramente ottimali, come è stato dimostrato, e questo ci fa stare più tranquilli, possiamo dire. Dall'altro lato però ho ribadito al questore la vicinanza anche di Regione Lombardia, perché ci rendiamo conto che purtroppo i nostri funzionari, i nostri agenti di polizia locale, che sono assolutamente sotto organico su tutto il territorio lombardo, lavorano sicuramente in condizioni che non sono quelle all'altezza delle quali dovrebbero lavorare, proprio anche per i risultati che portano. Proprio per questo motivo ho ribadito anche al questore che noi siamo vicini, che abbiamo continuato e continueremo a sollecitare il governo affinché mandi in Regione Lombardia un numero adeguato di forze dell'ordine. Le forze dell'ordine che mancano in Regione Lombardia oggi, si parla di 2500 unità che permetterebbero un miglior controllo del territorio, senza parlare di tutte quelle strumentazioni, quei mezzi di cui necessitano. Noi non ci possiamo sostituire al Ministero, però abbiamo dimostrato nel corso di questi anni che quando le forze dell'ordine, quando le questure, quando coloro che si occupa della nostra sicurezza hanno chiamato, noi abbiamo sempre risposto.